Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere quattro novità, alcune novità introdotte su Adobe Photoshop nella release appunto del 2021. Nello specifico andremo a vedere quattro effetti da applicare alle nostre foto. Il primo è un effetto che ci va a pulire il volto di una persona. Il secondo ci permetterà di andargli completamente a stravolgere l'espressione del volto. La terza funzione è quella di portare una foto da in bianco e nero a colori. E la quarta è quella di andare a cambiare il cielo della nostra foto con qualsiasi altro tipo di cielo. Il tutto, ossia questi quattro effetti, si eseguono con alcuni semplici clic di mouse. Quindi sono veramente fantastici come effetti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come si fa, quindi basta parlare. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto il nostro Photoshop 2021, sostanzialmente la grafica rimane sempre quella, però andremo appunto a vedere questi New Year Filter che sono stati aggiunti all'interno di Adobe Photoshop 2021. Il primo appunto, come dicevo prima, è quello di andare a sistemare le imperfezioni del nostro volto, ossia della nostra pelle. Quindi per farlo andiamo su filtro. Come vedete c'è questa nuova funzione che si chiama appunto Neural Filters. Andiamo a cliccare, ci aprirà questo pannello. Come vedete il primo selezionato è pelle liscia. Noi non facciamo altro che andare a attivarlo. Come vedete Photoshop ci mette un po', perché tutti questi filtri sono associati con il CLUD, quindi non vanno tanto con la prestazione del nostro computer o del nostro Mac, ma vanno, ahimè, secondo la nostra connessione di rete. Comunque, una volta attivato il nostro filtro, come vedete già un po' è migliorato se andiamo a fare un prima e un dopo. Vado anche a zoomare in modo da visualizzare meglio. Vedete, questo è prima, questo è il dopo. Ovviamente possiamo andare ad aumentare la nostra sfocatura per andare a sistemare ancora meglio le parti del nostro volto, e possiamo andare anche ad aumentare la nostra uniformità o diminuirla, insomma, a seconda delle nostre esigenze. Quindi se andiamo a fare un primo e un dopo, come vedete questo è il primo, questo è il dopo. Già ci ha migliorato di molto la pelle della nostra persona. Fatto questo, l'unica cosa che dovremmo fare è fare ok. E la cosa bella di Photoshop è che ci ha creato un nuovo livello. Come vedete, questo è il livello che è andato a creare. Perché dico che è una cosa bella? Perché a questo punto possiamo andare tranquillamente a interagire su questo nuovo livello che ci è andato ad applicare tramite una maschera di livello e andare a ritoccare magari alcune parti che non vogliamo che siano intaccate, tipo qui dai fiori, che c'era andato a un po' ad alterare la nostra foto, magari anche qui dalla bocca e dagli occhi, in modo da lasciarli intatti. Quindi questo è il nostro prima, questo è il nostro dopo. Come vedete, in pochissimi clic siamo andati a ripristinare di molto la nostra immagine. E questo è per quanto riguarda appunto l'effetto pelle liscia che è stato introdotto all'interno di Photoshop 2021. Il secondo è quello appunto di andare a stravolgere completamente il volto di una persona. Quindi andiamo sempre in filtro, Neural Filters, che appunto sono i nuovi filtri che è andato a introdurre Photoshop. Questa volta ci portiamo qui su filtri beta. Tutti questi filtri, come c'è scritto appunto, sono beta, quindi sono ancora in fase di sperimentazione, ma Photoshop ce li dà a disposizione per poter comunque iniziare ad utilizzare. Quindi per andare a usare il nostro filtro andiamo su ritratto intelligente. Come vedete qui, se avete questa spunta è perché comunque dovete prima scaricarlo, quindi l'ho scaricato, io l'ho già scaricato.
Quindi andiamo su ritratto intelligente, lo attiviamo, ci aprirà questa tabella e qui possiamo andare ad alterare tutti i nostri parametri. Ad esempio, se vogliamo rendere un po' più sorridente la nostra foto, non ci basterà altro che andare ad aumentare la barra di felicità e, come vedete, è andato a stravolgere completamente il nostro volto. Stessa cosa se vogliamo dargli tipo un effetto sorpresa, andiamo ad aumentare il nostro effetto sorpresa, lo portiamo verso 16 e, come vedete, il nostro volto ha acquisito un'espressione di sorpresa. Quindi, se andiamo a fare un prima e un dopo, come vedete, questo è il prima, questo è il dopo. Stessa cosa, possiamo andare a fare tipo un invecchiamento, quindi andare a invecchiare la nostra persona. Andiamo ad aumentare un po' il nostro invecchiamento. E voilà, come vedete, ci ha applicato delle rughe sul nostro viso e è andato a invecchiare appunto la nostra immagine, semplicemente muovendo alcuni cursori. Un'altra cosa bella è la direzione della testa, possiamo fargli cambiare direzione, quindi se io vado ad aumentare la direzione della testa, come vedete è andato a ruotare la testa, è pressoché eccezionale. Stessa cosa possiamo fare con lo sguardo, lo spessore dei capelli, rabbia, direzione luce, eccetera. Quindi se uno va a fare un prima e un dopo, questo è il prima, questo è il dopo, ovviamente ce l'ha completamente stravolta. E anche qui, se andiamo a fare ok, come vedete ci ha creato il nostro nuovo livello, molto utile perché anche in questo caso, come vedete qui dalle mani, insomma, è andato a modificare parti che non andrebbero modificate, quindi ci basterà fare una maschera di livello, sempre col pennello nero, andare a ripristinare le parti che ci ha alterato troppo, anche qui dai capelli, anche la piega un po' del collo, insomma, dopo sono tutte cose che uno pian piano va a modificare, insomma, a seconda delle imperfezioni che è andato a creare. E questo è per quanto riguarda appunto il nostro secondo, la nostra seconda novità appunto di Photoshop. Torniamo a vedere il prima e il dopo, insomma, è praticamente quasi irreale. Bene, ora andiamo a vedere la nostra terza novità di Photoshop 2021, che è quella di colorare una foto in bianco e nero, anche qui con un semplice click. Quindi torniamo su filtro, Neural Filters, andiamo sempre sui filtri beta e questa volta andiamo a fare colora. Quindi ci basterà cliccare su colora, lui farà il suo calcolo, ovviamente va in base alla vostra connessione perché, ripeto, lavora sul cloud, ed ecco che ci ha colorato la nostra foto. In automatico è andato, tramite i suoi algoritmi, a individuare il cielo, le piante, l'erba, insomma, come vedete è pressoché eccezionale. Cioè, guardate la differenza della tonalità del colore dell'erba, addirittura il riflesso nell'acqua, il colore delle piante è veramente impressionante. Adesso questa foto era sfocata di suo, comunque se andiamo a fare un prima e un dopo, come vedete è andato perfettamente a colorarci la nostra foto. Se io adesso la riporto al 100%, come vedete questo è prima e questo è dopo. Stessa cosa, facciamo ok, anche qui ci andrà a creare appunto il nostro nuovo livello. E questo è per quanto riguarda un paesaggio, ma la stessa cosa lo può fare anche per quanto riguarda una persona. Quindi torniamo su filtro, Neural Filters, anche qui andiamo su filtri beta, colora, andiamo ad attivare il nostro colora e voilà, è andato a colorarci perfettamente la nostra foto. Ovviamente possiamo andare a interagire sui colori, andarli a modificare a seconda delle nostre esigenze,
tipo andare ad aumentare un po' i blu o diminuirli, insomma, uno va un po' a regolare in base al risultato che vuole ottenere. Anche qui, una volta finito, dopo di sistemare come meglio vogliamo i nostri colori, un'altra opzione che ci dà, che però insomma ancora io l'ho testata, non è ancora al massimo, essendo una beta, quindi presumo che ci siano dei miglioramenti. Questo colore ci permette, ad esempio, se andiamo a selezionare un azzurro, come vedete, se io mi porto all'interno di questa foto c'è questa croce, se io gli vado a dire fammi il cappotto di questo colore, cliccando appunto sul cappotto, in teoria dovrebbe cambiarmi il colore. Infatti, come vedete, però anche qui è andato a alterare alcune parti, però già così insomma non sarebbe neanche male. Se vogliamo andare ad annullare, quindi facciamo, clicchiamo sul meno qui, lui ci andrà a togliere il nostro colore, ovviamente secondo la nostra connessione, ecco, in questo modo. Quindi facciamo ok, e anche qui abbiamo il prima e il dopo. Bene, adesso andiamo a vedere l'ultimo effetto, che secondo me è uno degli effetti più belli che è stato introdotto appunto da Photoshop, che è quello che ci permette di cambiare il cielo della nostra foto. L'unica cosa che dobbiamo fare, molto semplicemente, questa volta andiamo su modifica, come vedete hanno aggiunto la voce sostituisci cielo, quindi clicchiamo, si aprirà questa finestra, come vedete adesso lui ci dà di default questo cielo, lo lasciamo ragionare un attimo, è andato a cambiarci completamente il nostro cielo. Ovviamente cliccando sulla freccetta qui abbiamo tre diverse cartelle di cieli. Abbiamo i cieli blu, ossia quelli normali, tra virgolette normali, abbiamo quelli spettacolare, quelli tipo come c'è adesso, con effetti bene o male strani, e abbiamo appunto i nostri tramonti. Quindi io vado a selezionare spettacolare, voglio dargli questo qui, ci basterà cliccarci sopra. Come vedete è andato a cambiare il nostro cielo. Qui possiamo andare a spostare il bordo, come vedete va a spostarci il bordo dei particolari al di fuori del nostro cielo. Possiamo andare a dissolvere più o meno appunto sempre il contorno del nostro cielo, e qua sotto, come vedete, in regolazione in primo piano, se noi regolazione della luce, possiamo andare a aumentare o diminuire la luce della nostra foto. Questo è per quanto riguarda la foto originale. E la regolazione colore, se noi andiamo a portarla al 100%, come vedete ci prende il colore di riflesso del nostro cielo. Adesso 100% per me è un po' troppo, lo portiamo verso un 80%, come vedete si rende più realistica la nostra foto. Possiamo rifletterlo in orizzontale, quindi dirgli di girarci la nostra immagine, come vedete ce la va a riflettere in orizzontale. Possiamo andare ad aumentare o diminuire la scala, quindi se io la porto al 50%, che è il minimo, come vedete questa sarebbe la nostra immagine, posso portarla tipo a un 296%, che mi va a aumentare appunto l'immagine. Io però la lascio come era prima, che era intorno al, secondo me era al 100%, esatto, in questo modo. Poi vabbè, possiamo andare anche a regolare la temperatura del nostro cielo, e come vedete in automatico, essendo andati ad attivare la regolazione colore, ci va a cambiare anche di conseguenza il riflesso del nostro cielo. Dopodiché, una volta fatto, facciamo ok e questo è il nostro risultato finale. Anche qui la cosa bella è che ci va a creare questa cartella chiamata appunto gruppo sostituzione cielo, dove qui abbiamo
le curve che vanno appunto a interagire sul riflesso del nostro cielo. Qui abbiamo l'illuminazione, qui appunto il nostro cielo, qui abbiamo abbiamo il livello di riempimento della temperatura appunto, e anche qui possiamo andare a interagire sulla nostra foto, andare a modificare appunto secondo il nostro piacimento la nostra foto. Questi sono appunto quattro, io vi ho spiegato quattro di alcuni delle novità di Adobe Photoshop 2021. Più avanti ve ne spiegherò delle altre. Comunque, già così direi che sono state introdotte veramente delle bellissime funzioni. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito. Vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto. Commentate per qualsiasi cosa, se avete domande o curiosità. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!